creatura Jesus Christus, Ave Maria. E bentrovati a tutti. Vediamo se riusciamo a riprendere un po' qualche video di catechesi ogni tanto. Allora, veniamo al dunque. Noi abbiamo fatto già tanti video. Se andate sulla pagina di catechismo del sito di Cooperatores Veritatis, troverete anche degli archivi degli anni precedenti dove abbiamo trattato molti argomenti, praticamente prendendo un po' dalle vostre domande e rispondendo attraverso ovviamente il catechismo della Chiesa Cattolica. Poi abbiamo fatto anche dei video, per cui c'è una playlist dedicata proprio con il titolo Rispondiamo oppure Catechesi per tutti. Ecco, ripetiamo questo per rispondere un po' alle vostre domande, che sono tante. Ed è bene che impariamo, ripeto, poi è un po' il suggerimento, il testamento, l'affetto che ci ha lasciato Benedetto XVI, il Catechismo della Chiesa Cattolica, soprattutto anche il compendio. Vi abbiamo messo tutto nella pagina del sito di Cooperatores da poter scaricare in PDF, ecco, tranquillamente. Ora, torniamo un po' sempre sui soliti argomenti, ma non parliamo di soliti perché sono sempre molto importanti. Nulla è inutile, soprattutto quando le nostre domande sono serie. Vengono anche da domande che ci facciamo per amore, non per ripicca, non per un rifiuto. Ecco, quando la domanda non è un rifiuto, è sempre ben vista. Bene che si facciano domande. Stiamo solo attenti che quando noi riceviamo la risposta dal Catechismo della Chiesa Cattolica, la cosa finisce lì. Cioè, dobbiamo anche avere l'umiltà di accettare, accogliere, meditare la risposta che la Chiesa ci offre. Avete visto il titolo? Il Purgatorio. Effettivamente se ne parla poco, anzi forse non se ne parla proprio più. È un tema anche che abbiamo affrontato grazie ad alcuni interventi fatti da Padre Serafino Maria Lanzetta. Il purgatorio è fondamentale. È fondamentale perché innanzitutto per noi che stiamo ancora qui sulla terra a combattere, abbiamo i defunti da ricordare. Abbiamo i defunti da ricordare. Poi perché oggi c'è una faciloneria con quando muore un nostro caro, certamente anche l'affetto, per carità di Dio, però un po' sbagliato, quello di pensare immediatamente è tornato alla casa del padre, come a dire si è salvato, cioè lo diamo per scontato che la persona che ci ha lasciato è già automaticamente in paradiso, o in paradiso o in una sorta di nirvana, perché sentiamo cattolici che purtroppo salutano il defunto con la terra ti sia lieve. È uno dei peggiori saluti che potremmo mai dare a un nostro caro, per un semplice motivo. Noi siamo polvere e polvere ritorneremo. Quella terra, altro che ci sia lieve, quella terra ci schiaccia, quella terra ci fa diventare cibo per vermi. Altro che ti sia lieve, è un saluto pagano. E non si rende conto, non ci si rende conto che c'è un'anima. L'anima che è sopravvissuta, sopravvive al corpo. Poi il corpo, come diciamo nel credo, nella nostra dottrina, che è tutto, è l'essenziale, è fondamentale, risorgerà dai morti. Se non crediamo nella risurrezione della carne, la vita eterna, sono gli ultimi due articoli del credo. Non si è più cattolici, ragazzi, eh? Attenti. Attenti,
a coloro che hanno un pensiero orientalista, legato un po' a pensieri pagani e delle altre religioni, perché non va bene. Non si è cattolici, guardate che basta solo avere dubbi e soprattutto sostenere un'idea diversa riguardo a uno solo dei contenuti del credo per non essere più cattolici, per essere apostati. E bisogna confessarle certi dubbi, bisogna confessarle certe cose. Bene, Padre Angelo Bellon, che ringraziamo con tutto il cuore, il domenicano del sito amicidomenicani.it e che raccomandiamo spesso e abbiamo già fatto diverse raccolte leggendovi appunto le sue risposte. Ha trattato l'argomento già diverse varie volte. Ci piace anche la risposta che ha dato a questa persona. Perché si va in purgatorio se Cristo ha già perdonato le nostre colpe e ha già pagato per noi? E perché la confessione, quella diretta con Dio, non basta? Ecco, uno dice: ma che domande, la Chiesa ha già risposto. Ok, è vero. Non stanchiamoci di accogliere certi dubbi che qualcuno può avere in merito a questa questione e abbiamo la pazienza, la gioia, no? Come dice l'Apostolo Pietro, di rispondere alla speranza che è in noi, perché pensare al purgatorio è già una speranza. Significa che la persona che amiamo non si è dannata. E ragazzi, questa è già una cosa molto bella, perché sono già anime sante, infatti le chiamiamo sante anime del purgatorio, ma non hanno ancora la completa beatificazione, la completa visione di Dio. Non godono direttamente Dio e anzi questo è uno stato che le fa soffrire ancora di più e maggiormente, perché sono vicini, sono nella realtà dell'eternità, si rendono perfettamente conto di quanto la religione cristiana fosse vera, di quanto la dottrina cattolica fosse vera, se ne rendono conto, hanno così davanti a sé anche la questione personale dei peccati, perché è il giudizio personale che diciamo fa andare queste anime nel purgatorio, però pagano e pagano duramente. Allora, però sono beate, sono già sante, cioè da lì. Poi, quando sarà il giudizio definitivo, perché ricordiamo che i giudizi sono due, personale, appena ognuno di noi muore, si trova davanti a Dio e vi ricordiamo, Dio non ci chiederà cosa ha fatto il Papa, Tizio, Caio e Sempronio, ci chiederà tu che cosa hai fatto. Quando moriamo, il Signore, che è giustizia, e proprio per la vera misericordia ci metterà davanti tutta la nostra vita, non la vita degli altri. Alla fine, invece, con il giudizio universale, e lo abbiamo già trattato, abbiamo fatto l'intervento commentando il credo appunto dal Catechismo Tridentino. E mi pare di Padre Dragone, quindi andatevelo poi ad ascoltare, abbiamo fatto il video. E quando poi ci sarà appunto il giudizio universale, tutti noi sapremo cosa fanno, cosa avranno fatto gli altri. E questo è un atto di giustizia. Perché? Perché noi sapremo, no? Se abbiamo raggiunto la felicità eterna, il Signore rivelerà dove sono finite tutte le nostre preghiere. Chi abbiamo beneficiato?
E così gli altri. E chi è stata causa anche della nostra salvezza? Chi ha pregato per noi? Chi ci ha salvati in qualche modo intercedendo per noi? Così come sapremo anche chi avrà fatto il male, per chi e per come. E c'è un passaggio anche dove si dice che saranno i poveri, i martiri, i santi a giudicare i loro uccisori, coloro che gli hanno fatto del male. Allora, vedete, tutto verrà portato alla luce ed è giusto che sia così. La cosa bella è che nel momento in cui noi ci troveremo tutti di fronte alla verità, con la V maiuscola, a Dio vivo e vero, quando ci sarà la resa dei conti, grazie a Dio, il nostro modo di ragionare non sarà neppure come quello che stiamo usando qui, limitatamente sulla terra, perché ovviamente certe concezioni non ci raggiungono in questo momento, non riusciamo a comprendere tutto, ecco perché abbiamo la fede. Allora, perché si va quindi in purgatorio? Risponde Padre Angelo Bellone. Carissimo, è vero che Cristo ha espiato tutti i nostri peccati, li ha espiati in maniera sovrabbondante. Tuttavia, perché la sua redenzione ci venga applicata, è necessario accoglierla. Dio poteva salvarci in mille modi, ma proprio in rispetto del libero arbitrio, della nostra volontà. Vi ricordate San Paolo, no? E completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Cosa mancava al Cristo? Mancava forse qualcosa? No. Noi siamo indispensabili per l'opera redentrice? No. No. È tutta gratuità, quella è la gratuità. Quindi manca quel passaggio, unire le nostre sofferenze a quelle del Cristo. E guardate che non è nemmeno la sofferenza in sé, ma è l'amore. Diceva Santa Caterina da Siena, no? E al Cristo crocifisso, non sono i chiodi che lo tenevano sulla croce, ma l'amore. Vi ricordate, l'amore non è amato, l'amore non è amato. Quindi va accolto. Dice, vabbè, però amare mica è obbligatorio, cioè come fai? Non puoi imporre, infatti non viene imposto. Non viene imposto. E certamente che certe predicazioni possono anche disgustare, possono dar fastidio, sì, ma devono pungere il nostro orgoglio, la nostra superbia. Spesso, se ci facciamo caso, quando ci viene detta la verità, non si accetta subito, ci fa male, non ci piace. Ma perché? Perché va a toccare il nostro orgoglio ferito. Diversamente bisognerebbe concludere che non importa avere la fede e che all'inferno non ci va nessuno. Oppure che da lì si potrà uscire. Il che è evidentemente è contrario alla Sacra Scrittura. Continua appunto Padre Angelo, poiché l'inferno è auto-esclusione dalla comunione con Dio, se non esistesse l'inferno bisognerebbe concludere che si sarebbe costretti, eccolo lì, ad amare Dio anche se non lo si vuole. Eccolo il libero arbitrio, eccola la scelta, lo dice il Siracide, ti sarà dato ciò che avrai scelto. Questo quindi è un assurdo
perché c'è amore solo dove c'è volontà di amare. Ecco perché diciamo, guardate, che è più facile andare in paradiso che all'inferno, perché all'inferno lo devi proprio volere. Gesù invece ha detto chiaramente che alcuni andranno all'inferno, dice Matteo 25, il famoso brano. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: vi allontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Attenzione, preparato, non creato. L'inferno non è stato creato da Dio. Lo dice poi San Paolo: noi siamo stati creati per essere puri, santi, immacolati, per goderlo in eterno. Non siamo stati creati per l'inferno. Ma con il peccato originale, l'invidia del diavolo che ci odia, il Signore, il Dio che non distrugge nulla di quello che ha creato, perché Dio non può distruggere, essendo bontà, certo che volendolo potrebbe fare, ma il suo essere bontà, bene, infinito, il Signore ti dà quello che vuoi. Satana voleva un regno e glielo ha dato, l'inferno. È una presa in giro? Beh, tutto ciò che Dio ha creato è buono, gli angeli sono buoni, ma hanno il libero arbitrio, e con un atto libero Satana si è ribellato e Dio gli ha dato il suo regno. Così fa con gli uomini. Vuoi andare lì? E io lì ti lascio andare. Io non ci posso fare niente. Ecco perché l'amore di Dio si è manifestato sulla croce, come a dire: ma possibile che neppure da qui ti commuovo? Possibile che da qui non riesci a capire quanto io ti ho amato, ti amo e ti do Maria, ti do mia madre? Possibile che non ci arrivi a capirlo? Preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato, in carcere e non mi avete visitato. E soprattutto, a proposito di quelli che dicono che è sufficiente la fede per salvarsi e che le buone opere non contano, si legge nel Vangelo che un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro, non ha detto sì o no: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, di ingiustizia. Luca 13, 24, 27. E sono parole che non si dicono più, oppure vengono relegate esclusivamente ad alcune opere di carità materiale. Vi ricordiamo che le opere di misericordia sono 14. E riguardano 7 corporali, ma 7 sono spirituali. Quindi, continua Padre Angelo Bellon, sull'esistenza e sulla necessità del purgatorio. Quindi, ho già parlato molte volte, spiega lui, e di fare una ricerca. Ecco, anche lui dice: fate una ricerca sul sito e vedrete che troverete. Tuttavia, è sufficiente ricordare, noi vi metteremo tutto a nota video,
quanto si legge nell'Apocalisse, dove si dice che nella Gerusalemme celeste, cioè il paradiso, non entrerà nulla di impuro. Quando noi pensiamo ai santi, ma quello capirai, e io quando ci diventerò santo? Lo dobbiamo diventare, non come loro scimmiottandoli cercando di imitarli. Quello lo fanno le scimmie, la scimmia, parafrasando, simboleggiando appunto il demonio che imita. No, noi nel nostro stato dobbiamo santificarci in qualche modo. Quindi Apocalisse 21:27, nulla di ciò che è impuro può entrare nel regno dei cieli. Tra le impurità è doveroso distinguere tra quelle che sono gravi e quelle lievi. L'affermazione dell'Apocalisse riguarda tutte le impurità. Di qui la necessità di un'interiore purificazione per le impurità anche solo lievi. Questa purificazione non è una condanna, ma è una grande misericordia da parte di Dio. Lo dicevamo anche nel 2016, quando abbiamo fatto poi alcuni video, c'è stato l'anno della misericordia, quello straordinario. Quante volte ne abbiamo parlato, anche se purtroppo non c'è stata nessuna predicazione sul purgatorio, purtroppo. Nessuno ne ha parlato in quell'anno, eppure il purgatorio è la più grande misericordia di Dio, se ci pensiamo bene. È il più grande atto della misericordia. E è per questo che la Chiesa fin dall'inizio ha celebrato l'Eucarestia in suffragio di tutti i defunti all'interno delle catacombe, soprattutto nel giorno anniversario della loro morte. Ci sono le famose prove. Passiamo adesso alla domanda sulla confessione. Quindi ecco, questa sull'esistenza del purgatorio. È inutile poi girarci attorno con tante altre cose. C'è un altro passaggio del Vangelo dove Gesù dice appunto: se hai qualche cosa, no, con il tuo fratello, prima di arrivare ai giudici, al tribunale, al coso, cerca di risolverla la questione, finché altrimenti questo te porta in tribunale, eccetera, e tu poi vai, finisci in carcere e pagherai fino all'ultimo spicciolo. San Paolo parla di questo fuoco purificatore. Poi abbiamo l'esempio, la testimonianza diretta di tanti santi degni di nota. No? Il famoso trattato di Santa Caterina da Bologna e da Genova sul purgatorio. Ma insomma, gli elementi li abbiamo tutti, ma è anche una questione di logica. Uno muore all'improvviso, non meritava, non merita l'inferno, ma è morto all'improvviso, non ha fatto in tempo. Non ha espiato tutte le colpe, perché attenzione, molti fanno poi confusione, ma mi pare che adesso qui il padre lo dice, fanno confusione tra quando io vado al confessionale, no, mi confesso, il sacerdote mi assolve, la cosa finisce lì. No, finisce lì l'accusa dei peccati, e tutti i peccati che ho accusato, anche quelli che involontariamente ho dimenticato, mi vengono tutti assolti. Però attenzione, se mi ritorna qualche peccato serio, eccetera, devo andarlo a confessare la prossima occasione. Manca la penitenza. Stiamo attenti, sacerdoti, vi supplichiamo, non siate leggeri sulla penitenza, perché se non si paga qui, si paga di là. Semplice. E anche noi cerchiamo di fare atti di riparazione. Chi
prega per un'anima perché si salva, se noi facciamo le messe di riparazione alle offese a Gesù, ci vengono rimesse le nostre penitenze, le nostre colpe. Il Signore le prenderà come motivo, ecco, di questa misericordia poi verso di noi. Attenti, sacerdoti, non siate superficiali sulla penitenza. Voi insistete sempre: Padre, me la deve dare, io aspetto da lei la penitenza. Vedrete, una, due, tre volte pregate, siate docili con il vostro parroco, mica lo dovete menare, pure voi, non siate sempre con spirito di ribellione, ecco. Andiamo con lo spirito di misericordia, con lo spirito filiale, e vedrete che prima o poi il sacerdote la penitenza la darà. Non quella che vogliamo noi, attenti bene, ci deve dare la penitenza. Bene, quindi passiamo adesso alla domanda sulla confessione. Anche su questo argomento ci sono molte risposte che ho già dato, eccetera, ma spendo volentieri un'altra parola. Perché? Perché da quello che dice, ecco, è di estrazione evangelica. Questa persona, non c'è il nome, ma giustamente evidentemente ha scritto a Padre Bellon, è quindi un protestante. Ecco, vedete, infatti sono domande che purtroppo però si fanno anche molti che si dicono cattolici. Allora, domandare perdono a Dio per i nostri peccati nel profondo del nostro cuore è la cosa più ovvia e necessaria. Lo vediamo con i nostri figli, lo vediamo tra di noi. Se uno sbaglia, se è intelligente, se è una persona normale, se è una persona educata, si dice delle volte, no? Umile, chiede scusa. Comprende, sa di aver fatto una cosa sbagliata e chiede scusa. Se però non c'è pentimento, non c'è nessuna remissione dei peccati. Tuttavia, questo pentimento, pur essendo necessario, non è ancora sufficiente. Perché Gesù, la sera del giorno della sua resurrezione, ha istituito il sacramento della confessione o penitenza con le seguenti parole: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Giovanni 20, 23. Come si vede, Gesù Cristo ha legato il suo perdono al perdono della Chiesa. Ha detto che i peccati rimangono e non vengono rimessi se la Chiesa non li rimette. Il sacerdote non dice nel mio nome io ti assolvo, ti dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per il come si dice, adesso non mi viene il nome, insomma è in nome della Chiesa che il sacerdote ci assolve, e lui lo fa in nome di quel mandato che ha ricevuto. E così come quando riceviamo l'Eucaristia, anche se a darcela e a fare la messa è il peggiore dei preti peccatori, se quella messa è valida perché ci sono gli elementi stabiliti dalla Chiesa, quella messa è valida. Quella comunione è valida, quei sacramenti quindi sono tutti validi. Vi ricordate Santa Caterina da Siena, che abbiamo trattato nel mese di aprile? Se vi ricordate, ne ha parlato in lungo e largo quanto sia importante che noi non ci allontaniamo dai sacramenti per la colpa di un sacerdote non buono. Attenti bene, mi raccomando. Tuttavia questo pentimento, pure, ecco, l'abbiamo detto, eccolo, sì, Gesù ha legato quindi il perdono al perdono della Chiesa. Ci si può domandare perché Gesù abbia voluto legare il suo perdono al perdono della Chiesa. L'umiltà, ragazzi,
per l'umiltà. Ma abbiamo la risposta data da Giovanni Paolo II, nel documento, bellissimo tra l'altro, Reconciliatio et Penitentia. Poiché col peccato l'uomo rifiuta di sottomettersi a Dio, anche il suo equilibrio interiore si rompe e proprio al suo interno scoppiano contraddizioni e conflitti. Così lacerato l'uomo produce quasi inevitabilmente una lacerazione nel tessuto dei suoi rapporti con gli altri uomini e col mondo creato. È una legge, è un fatto oggettivo che hanno riscontro in tanti momenti della psicologia umana e della vita spirituale, come pure nella realtà della vita sociale, dove è facile osservare le ripercussioni e i segni del disordine interiore che si riflette così nel mondo esteriore. Ecco perché c'è bisogno di questo intervento. Ma poi, scusate, ma se Gesù ha dato questo ordine, come ci fa passare per la testa che possa aver sbagliato o che possa essere un male per noi? Scusate. E poiché ogni persona, continua, in virtù di una solidarietà umana tanto misteriosa e impercettibile quanto è reale e concreta, è intimamente relazionata con le altre, il peccato di ognuno si ripercuote in qualche modo anche sugli altri. È questa l'altra faccia di quella solidarietà che a livello religioso si sviluppa nel profondo e magnifico mistero della comunione dei santi, grazie alla quale si è potuto dire che ogni anima che si eleva, eleva il mondo. Quante volte diciamo, no? In paradiso chi ci aiuta? Ci aiutano anche i santi sacerdoti. Se fare la carità ci aiuta ad andare in paradiso è la stessa cosa. Se noi commettiamo un male, purtroppo contribuiamo. Vediamo un po' quello che sta succedendo nel mondo con le leggi inique. Guardate come si è seminato l'errore. Guardate quante persone credono nell'errore. Lo difendono. Persone che fanno manifestazioni per uccidere un concepito, per definirlo un diritto. Guardate che aberrante, persone che scendono in piazza per urlare che uccidere quel bambino è un diritto. È aberrante. Ma loro stessi sono stati influenzati dal maligno. E quando un peccato poi è pubblico, anche la remissione, anche la penitenza, anche un qualche modo di ricomporre quello strappo deve essere in qualche modo poi alla fine pubblico. Cioè i pentimenti vanno detti. Quindi a questa legge dell'ascesa corrisponde anche la legge della discesa, sicché si può parlare di una comunione nel peccato, per cui un'anima che si abbassa per il peccato abbassa con sé la Chiesa e in qualche modo il mondo intero. In questo caso parliamo di quella Chiesa che noi membra rappresentiamo. Ecco perché noi abbiamo oggi una immagine di una falsa Chiesa. Non è la Chiesa che esprimiamo nel credo, quella di cui siamo le membra, ma questa immagine che noi oggi vediamo da diversi anni è una falsa immagine della Chiesa, perché quella vera ce la danno i santi, quella vera ce la dà la tradizione della Chiesa stessa, l'immagine ce la dà la Vergine Maria.
ce la danno i sacramenti, ricevuti in grazia. L'Eucarestia, la storia stessa della Chiesa bimillenaria. Capite? Quindi siamo responsabili. In altri termini, non c'è alcun peccato, anche il più intimo, segreto, il più strettamente individuale, che riguardi esclusivamente colui che lo commette. Ragazzi, non viviamo in un'isola, non viviamo in una bolla di vetro. Questa è la vera famiglia, il concetto di Dio sulla famiglia umana. È questo. Non il volemo sebbene nel peccato. Che bello, tu vai a fare una manifestazione contro natura per difendere atti contro natura, e siccome sei il gruppo cristiano, io ti devo abbracciare, devo essere contento con te, devo giubilare con te. No! Stai macchiando il volto della Chiesa. Questo non si ferma a una questione individuale, ma ricade certamente sulla comunità. Ogni peccatore, ogni peccato si ripercuote con maggiore o minore veemenza, dice ancora Giovanni Paolo II, con maggiore o minor danno su tutta la compagine ecclesiale e quindi sull'intera famiglia umana. Ecco perché dobbiamo batterci non contro le persone, ma contro gli errori. Ora, con il sacramento della confessione domandiamo perdono e ci riconciliamo simultaneamente con Dio e con la Chiesa, della quale con il nostro peccato abbiamo deturpato l'immagine. Abbiamo dato una falsa immagine. Ed è per questo che fin dall'inizio, come attestato dalla Didache, uno scritto della seconda metà del primo secolo, antecedente ad alcuni libri sacri, addirittura del Nuovo Testamento, il primo documento a livello comunitario, i credenti prima della celebrazione eucaristica, chiamata a quei tempi frazione del pane, dovevano confessare i loro peccati. Ed è rimasta la pratica all'inizio della messa, no? Si chiama appunto quella parte iniziale che è la riconciliazione, no? E attraverso la quale ci vengono rimessi i peccati veniali. Ecco perché non dobbiamo arrivare a metà messa. Sono arrivata al Vangelo, che vale la messa, ci preoccupiamo che ci dobbiamo ritornare o che quella messa non era valida. Ma tu non hai ricevuto la soluzione dei peccati veniali. Va ricordato infine che proprio dalle parole con cui Cristo ha istituito il sacramento, la confessione possiede un duplice significato: di giudizio, ma insieme terapeutico medicinale. Cioè quel giudizio di Dio, quella soluzione, quell'andare, quel parlare è al tempo stesso la misericordia, medicina di Dio. Sull'aspetto del giudizio, Giovanni Paolo II ha affermato, sempre nello stesso documento, questo sacramento è, secondo la più antica tradizionale concezione, una specie di azione giudiziaria, ma questa si svolge presso un tribunale di misericordia, più che di stretta e rigorosa giustizia, il quale non è paragonabile che per analogia ai tribunali umani, cioè in quanto il peccatore vi svela i suoi peccati e la sua condizione di creatura soggetta al peccato si impegna però a rinunciare, si pente, va lì perché ci va al confessionale. Se non è pentito, commette un oltraggio ulteriore, un peccato mortale addirittura.
Quindi pensiamo certamente che la maggior parte della gente che va al confessionale ci va perché sente qualche cosa dentro, nel suo intimo lo sente, la famosa buona voce della coscienza, di una coscienza retta, quindi si pente, va, no? Svela i suoi peccati e però si impegna, attenti, a rinunciare e a combattere, a rinunciare al peccato e a combatterlo. Ci prova. Accetta la pena. Sacerdoti, attenzione bene, è un obbligo morale, sacramentale, dare la penitenza. Si chiama appunto penitenza sacramentale, che il confessore gli impone e quindi riceve l'assoluzione da parte della Chiesa. Così, oltre al carattere giudiziale, vi è anche quello terapeutico-medicinale, cioè nell'antichità cristiana l'opera redentrice è sempre stata chiamata medicina salutis. Diceva Sant'Agostino: io voglio curare, non accusare. Tutti i testi di Sant'Agostino contro le eresie, a chi si rivolge, al vescovo Donato, a questo, a quest'altro, eccetera, non parte da un'accusa alla persona, anzi, se li leggete, usa sempre un sacco di misericordia nel rivolgersi alla persona, ma sempre contro l'errore. Io voglio curare, non accusare, a proposito appunto della pastorale penitenziale, sermone 82. È grazie alla medicina della confessione che l'esperienza del peccato non degenera in disperazione. Lo diceva anche il santo curato d'Ars. La confessione ha salvato migliaia di vite umane in tutto il corso della storia dalla disperazione, dal suicidarsi. Voi pensate, appunto, solo il sacerdote poi conosce il segreto della confessione. E dice ancora il documento di Giovanni Paolo II: tribunale di misericordia o luogo di guarigione spirituale, sotto entrambi gli aspetti il sacramento esige una conoscenza dell'intimo del peccatore per poterlo giudicare e assolverlo, per curarlo e guarirlo. E proprio per questo implica da parte del penitente un'accusa sincera e completa dei peccati. Altro che chi dice oggi: ma vai lì, basta che fai scena muta, l'importante è che vai. Il sacerdote non gli devi dire niente e il sacerdote non deve chiederti niente. È falso, a parte che lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Qui è riportato il documento di Giovanni Paolo II, ma le parole, l'indicazione è identica a quella riportata nel Catechismo. Il sacramento esige una conoscenza dell'intimo del peccatore per poterlo giudicare e assolverlo, per curarlo e guarirlo. Il sacerdote deve sapere di che cosa si accusa e di che cosa è pentito il penitente. E proprio per questo implica da parte del penitente l'accusa sincera, altrimenti fai doppiamente peccato. Fai un sacrilegio e quindi completa dei peccati, che ha pertanto ragion d'essere non solo ispirata a motivi ascetici, ma inerente alla natura stessa del sacramento. Per questo la Chiesa, fin dai primi tempi cristiani, in collegamento con gli apostoli e con Cristo, insegna che l'accusa dei peccati è inclusa, obbligatoria, vincolante, a meno che non sei muto, in qualche modo devi esprimerti,
a meno che non sei moribondo, ma devi essere in grado di fare almeno un cenno con la testa, nel segno sacramentale della penitenza. Ma infatti in quel caso è il sacerdote che ti fa delle domande. Un sacerdote coscienzioso che sa parte dai peccati mortali, eventualmente te li chiede se hai fatto questo, questo e questo, quelli più mortali, fino a darti la soluzione per tutto. Se sei un moribondo. Quindi senza di questa confessione il sacerdote non può, non potrebbe svolgere il suo ruolo di giudice e di medico. A chi rimetterete? Che cosa rimetto se il penitente non viene a dirmelo? Quindi il Concilio di Trento, dopo aver osservato che i sacerdoti non potrebbero né esercitare questo potere giudiziale senza conoscere la causa, né osservare l'equità nell'imporre le pene, se i fedeli stessi non dichiarassero prima i loro peccati, non solo in genere, ma anche in specie singolarmente, ho fatto questo, questo, questo e questo, conclude così: se qualcuno affermasse che la confessione sacramentale non è stata istituita e non è necessaria alla salvezza di diritto divino, oppure che il modo di confessarsi in segreto al solo sacerdote che la Chiesa Cattolica ha sempre osservato e osserva è contrario all'istituzione e al comando di Cristo, chi dice questo è, ed che è un'invenzione umana, sia scomunicato. Questo lo riporta appunto Padre Angelo Bellon, quale noi naturalmente siamo strettissimamente legati e coerentemente lo ringraziamo, perché facciamo nostre queste sue sagge risposte che ci aiutano a meditare. Vedete, quindi la confessione in sé è un atto di misericordia di Dio, altro che. Quando parliamo di misericordia di Dio non è il colpo di spugna, non è che io vado al confessionale, dico vabbè tanto mi assolve. Ragazzi, se si va con quello spirito si commette un ulteriore peccato, tra l'altro magari mortale, è una profanazione del sacramento. Però stiamo attenti anche ai peccati veniali, il grosso, questi magari sono quelli che poi ci portano proprio in purgatorio. Dice vabbè, molti si accontentano, no, dicono vabbè meglio il purgatorio che almeno so. Sì, però attenzione, non culliamoci troppo. A parte perché è dolorosissimo, vi ricordate Bernadette, mi pare, o Fatima, non mi ricordo mai, che chiede alla Beata Vergine della morte di un'amica, e Fatima mi pare che sia, e purtroppo la Vergine Santa gli dice che era morta, e le dice sì sì, si è salvata, ma starà in purgatorio fino alla fine del mondo. Guardate, è vero che il tempo nell'aldilà è relativo, ma anche alla sofferenza da patire. L'altro esempio ce lo dà Padre Pio. A un certo punto, agli inizi della sua missione, a un certo punto gli appare, c'è un problema con un'anima del purgatorio, di un frate che alla fine gli dice, e qui il Signore mi manda perché se mi fai una messa per liberarmi finalmente da questo purgatorio. Padre Pio, certo, certo, domani mattina appena mi sveglio, la prima messa che faccio sarà per te. Quest'anima se ne va via urlando, dicendo a Padre Pio quanto sei disumano, quanto sei cattivo, ma come? Cioè ci è rimasto male Padre Pio, perché? Perché poteva farlo immediatamente, perché quel tempo, quel dire domani, quel tempo che sarebbe passato da quel momento alla messa, era un'eternità per quell'anima di sofferenze inaudite. Quindi sì, il purgatorio tutti ce lo auguriamo, perché significa esserci salvati, è vero, ma noi dobbiamo aspirare un pochino di più. Diceva San Filippo Neri, voglio il paradiso, io voglio il paradiso.
ci sono tante anime che sono arrivate alla morte in stato di gravi peccati. Vi ricordiamo anche il caso del condannato a morte che Santa Caterina da Siena va a trovare in carcere perché sa che quell'anima ha bisogno. E infatti c'è una lotta all'inizio, quell'anima non vuole saperne di salvarsi il paradiso, vuole salvarsi il corpo. E Santa Caterina dice: no, quello non dipende da me, non posso farci niente, sono qui per aiutarti a conquistare il paradiso, tu puoi andare subito in paradiso. Sta lì tutta la notte, alla fine vince, e quando gli verrà tagliata la testa vede quest'anima salire in cielo. Ragazzi, il ladrone alla croce, dice Santa Teresina del Bambin Gesù, ha scippato il paradiso all'ultimo minuto. Quello dobbiamo fare noi, scippare il paradiso all'ultimo minuto. Confessiamoci bene, facciamo gli atti della consacrazione al cuore immacolato di Maria, di Gesù, preghiamo, facciamo tante riparazioni. Anime ostie, guardate che ci sono in purgatorio anche le anime ostie, le anime che erano consacrate al cuore immacolato di Maria. Dice: vabbè, ma allora la Madonna non ha mantenuto la promessa. Beh, la promessa intanto l'ha mantenuta, perché siamo salve, sono salve quelle anime, però certamente c'è il problema di una purificazione, perché nulla di ciò che è impuro può entrare nel regno di Dio. Quindi ringraziamo invece il Signore per questa sua misericordia. Il purgatorio è un atto della misericordia vera di Dio. Non accontentiamoci di fermarci lì però, perché è dolorosissimo. I santi ce lo dicono, le anime che hanno potuto rivelarsi lo dicono, bisogna pregare. Non dimentichiamoci delle anime del purgatorio, perché ogni preghiera fatta in questo modo, voi pensate che Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque arriva a chiedere appunto di donargli a lui le messe. Una volta, ma anche adesso, se andate nei santuari, tu puoi fare un'offerta definitiva per farti dire anche quando sarai morto le messe di suffragio, va bene? Il Signore dice: ecco, fai queste opere, no? Tu fai quest'opera, poi offrila a me, ci penso io poi a te. Cioè, quelle messe che tu hai offerto anche per te stesso, poi tu dai tutto a me, dopo me la gestisco io, a te naturalmente ci penso io. Ecco, come dice Don Dolindo, Gesù, a me pensaci tu. Grazie infinite a tutti, laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria, e grazie a tutti.